Sì, buongiorno, sono Cruzziero, editore di Varese Press. Niente, ci hanno segnalato sul caso e volevamo capire quello che sta succedendo. Siccome le segnalazioni sono varie, diverse persone hanno avuto problemi con i loro superiori dopo che più che altro hanno segnalato dei casi di servizi legati comunque alla loro attività sindacale, quindi i sindacati, è chiaro che i militari non sono come le aziende private, però comunque una qualche forma di tutela chi ci lavora deve averla, insomma. Ecco, ci può citare qualche episodio successo dalle sue parti in Sicilia, insomma, per farci capire Allora, di cosa si tratta? io da 4-5 anni ho fatto il segretario regionale Sicilia di un sindacato di polizia che si chiama Polizia Nuova Forza Democratica. Ero il segretario regionale, quindi mi occupavo di tutta l'attività sindacale in tutta la Sicilia. E diciamo che in questi ultimi anni ho messo al corrente sia inizialmente il questore di Palermo, di Trapani, e successivamente anche il capo della polizia Gabrielli e i ministri dell'interno che si sono susseguiti, una serie di malfunzionamenti, di servizi che si sono creati in questi anni, soprattutto a Palermo e anche in provincia di Trapani. Il caso più eclatante è stato quello che è accaduto presso un complesso dove all'interno noi aspettavamo vigilanza. Premetto che attualmente sono un ex assistente capo della polizia perché sono stato licenziato il 20 aprile proprio per questa mia attività sindacale. E ora arriviamo successivamente. Allora io ho segnalato l'anno scorso questo complesso chiamato Complesso Torri, l'assenza totale di telecamere di videosorveglianza. In questo complesso parcavano e parcano tuttora, parcheggiano tuttora auto di magistrati sotto scorta. Veniva parcheggiata anche l'auto che teneva sotto scorta il magistrato Di Matteo. Ho segnalato questo inizialmente al questore di Palermo e poi successivamente al capo della polizia, mettendo in risalto proprio questo. Tra l'altro il Giornale di Sicilia ha fatto anche un grosso articolo parecchi mesi fa, dove c'era questo complesso che a livello perimetrale era assente, cioè proprio non ce n'erano telecamere, ci sono solo due o tre telecamere all'ingresso del complesso. A livello perimetrale chiunque può scavalcare il complesso, perché la recinzione non è tanto alta, scavalcare, piazzare un qualsiasi ordigno, bomba all'interno del complesso e quindi capisce insomma quello che può accadere, soprattutto visto che all'interno parcano auto di magistrati. Questo diciamo Voglio l'ordine fare generale. una premessa, però naturalmente poi noi daremo possibilità ai suoi responsabili di replicare quello che lei ci sta dicendo, diciamo, se ne assume la responsabilità, perché si tratta di una cosa abbastanza importante. Assolutamente sì, anche perché c'è stato un articolo di giornale, il Giornale di Sicilia ha pubblicato l'articolo e il Giornale di Sicilia mi disse all'epoca che aveva contattato la questura di Palermo e non avevano voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Ci sono immagini che confermano e testimoniano ciò che io sto dichiarando, quindi non stiamo inventando nulla. Diciamo che questo è stato proprio la punta dell'iceberg e poi sono state segnalate tanti altri servizi, come ad esempio estintori scaduti di validità in questura a Palermo, un commissariato che si chiama Commissariato Mondello, sempre in regione di Palermo, con condizioni igienico-sanitarie veramente pessime, ma anche strutturali, cioè parliamo di un commissariato che tra l'altro è in condizioni strutturali veramente molto, molto, molto critiche, un tetto che è crollato parecchi mesi fa. Un ufficio di polizia della scientifica, prende scientifica a Palermo, lo stesso che dopo le nostre segnalazioni è crollato, quindi parliamo di edifici della polizia in condizioni veramente pericolanti che mettono non solo a rischio l'incolumità dei poliziotti, ma anche a rischio l'incolumità dei cittadini che si recano in questi uffici per svolgere denuncia o per chiedere aiuto alla polizia e c'è il rischio che possa accadere questo. Tutto Ma questo da parte mia è stato segnalato più volte, quindi non una sola volta, ma più volte, ricevendo dalla questura solo e non dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza né dal Ministero dell'Interno, quindi dal Ministro dell'Interno, ricevendo dalla questura un provvederemo. Tutto ciò non è accaduto.
tutto ciò purtroppo continua ad andare avanti. Certo, ma gli altri sindacati, come dire, hanno fatto fronte comune o è stato un solo sindacato che ha portato avanti Mi questa problematica? dispiace dirlo, ma purtroppo in queste mie battaglie, che hanno portato poi il sottoscritto a essere vittima di 12 sanzioni disciplinari, 3 sospensioni dal servizio e la destituzione, quindi il licenziamento avvenuto il 20 aprile 2019, quando ero sindacalista ho fatto queste battaglie e purtroppo, ahimè, non ho ricevuto sostegno da parte degli altri sindacati. Anzi, anche il mio vecchio sindacato, che inizialmente aveva provveduto a sostenermi, nel mese di agosto mi ha commissariato, quindi mi ha in un certo modo allontanato, messo da parte, perché si presume, insomma, qualcuno lo può capire chiaramente per il motivo, perché ovviamente quello che segnalavo e denunciavo era diventato così vero, così reale, che ovviamente si andava a scontrare con i vertici dell'amministrazione, con il questore di Palermo, e loro hanno ritenuto opportuno isolarmi. Vabbè, Ho ricevuto. chiedo scusa, ma nessun politico si è interessato alla cosa, non ci sono state interrogazioni a livello regionale, a livello nazionale, insomma, di queste Sulla problematiche questione di Palermo, no, sulle sulla questione di strutture, sulla Palermo sicurezza. io ho contattato, ho incontrato, non so se le vuole, io posso anche fare alcuni nomi se le vuole. Io ho contattato personalmente, ci siamo anche visti a Palermo, il senatore Candiani, Stefano Candiani, che è il coordinatore regionale della Regione Consalvinia in Sì, che noi Sicilia. sentiremo per eventuali repliche. Ho contattato più volte sia via mail che anche via messaggi su Instagram e in altri siti, anche l'attuale ministro Salvini, ho contattato altri politici per proprio chiedere, non dico un aiuto, ma proprio per fare chiarezza, per mettere luce, far luce insomma su quello che stava accadendo, perché il sottoscritto non ha ricevuto mai. Non ha mai commesso reati, non è stato mai vicino a nessun tipo di famiglie o cosche mafiose, ha sempre lottato proprio contro l'illegalità e contro le irregolarità e sono stato licenziato solo perché ho fatto il mio dovere. Cioè, in un'Italia che si parla di tanto di democrazia, si parla tanto di rispetto della legge, io sono stato massacrato, perseguitato con 12 sanzioni disciplinari e addirittura licenziato il 20 di aprile perché cosa? Cioè, il mio licenziamento è avvenuto per un articolo di giornale rilasciato a un'intervista rilasciata a Cronaca Vera nel mese di agosto 2018. Cioè, io non sono stato licenziato perché ho commesso un grave reato o sono stato vittima o sono stato artefice di qualche reato o aver commesso qualche reato. Sono stato licenziato perché, a dire dell'amministrazione, della Polizia di Stato, ho rilasciato un'intervista dove nell'intervista io ho dichiarato quello che sto dichiarando oggi. Cioè io ho soltanto e semplicemente dichiarato quello che è lo stato attuale della Polizia di Stato. Va E bene. vittime come me ce ne sono tante altre, purtroppo, allontanate, abbandonate, sia a livello sindacale ma anche a livello, a livello proprio politico, perché purtroppo queste cose fanno scalpore, queste cose creano, come si dice in Sicilia, in termine siciliano, provolazzo, e quindi queste persone devono essere zittite, devono essere imbavagliate e zittite, perché chi esce con la voce fuori dal coro deve essere eliminato metaforicamente con il licenziamento. E nei miei confronti è arrivato proprio questo. Questa situazione purtroppo ha creato in me uno stato di depressione, di ansia, di stress. Io ormai sono mesi che non riesco più a dormire la notte, sudo freddo. Spesso la notte sono costretto ad alzarmi a cambiarmi il pigiama perché è pieno zuppo di sudore. Sono in cura da qualche mese presso uno psicologo di Alcamo perché il mio stato emotivo è arrivato tale che ho tentato, purtroppo, ero arrivato addirittura a pensare al suicidio e a tentare il suicidio. Poi la forza dei miei avvocati, la forza che mi hanno dato lo studio legale di Roma, lo studio legale Pini, e l'avvocato penalista, l'avvocato Petrina, e soprattutto anche l'aiuto che mi ha dato mio figlio di 10 anni, mi hanno in un certo modo dato la forza di continuare a resistere, ad avere pazienza, ad avere forza, ad andare avanti. Però è inaccettabile che il governo attuale, e mi auguro lo faccia, perché veramente col cuore lo dico, mi auguro che
ne faccia la differenza, perché ripeto, io ho registrazioni audio, documenti che attestano l'atto di mobbing, le azioni vessatorie e persecutorie che ho ricevuto. Cioè, non parlo perché voglio parlare, dichiarare così messe parole lì a vanvera, ma perché ho documenti e situazioni che accettano quello che mi è accaduto. Quindi io non ho, se dovessi proprio fare una richiesta al ministro Salvini o al ministro Di Maio o al presidente Conte, è proprio quello di fare luce in un'amministrazione, quella della Polizia di Stato, che purtroppo negli anni ha visto più ombre che luci. Il caso di Genova del G8 ne è emblematico, ma tanti altri casi, anche casi come il caso Cucchi, insomma, dove si cerca sempre di nascondere la verità, ma la verità non deve essere nascosta, perché poi chi va a rischiare la propria vita non può rischiare la propria vita addirittura all'interno, cioè l'interno della Polizia di Stato deve essere un luogo sicuro per i poliziotti, non deve essere un luogo dove si deve avere paura. Io purtroppo in questi mesi ho avuto paura e terrore della mia amministrazione, del male che ho purtroppo ricevuto e degli attacchi persecutori che ho ricevuto. Non mi sentivo più in una casa sicura, e per aver fatto che cosa? Cioè, per aver fatto solo il mio dovere, cioè quello di segnalare e denunciare quelli che erano irregolarità e illegalità all'interno della Polizia di Stato. Va bene, ringraziamo. Questa domanda è certo. Mi auguro che il ministro Salvini ci dia risposte, insomma, mi dia risposte, perché arrivare, c'è un caso, un sondaggio che è stato fatto negli ultimi mesi, c'è un aumento vertiginoso di suicidi all'interno della Polizia di Stato. Dobbiamo chiederci il perché. Cioè, perché certo. Accade questo? Per quale motivo? C'è qualcosa che non va, qualcosa che si è bloccato, si è inceppato? E un'altra domanda che dobbiamo porci è: perché chi segnala, chi denuncia, sia a livello come sindacalista che non, deve essere bersagliato e perseguitato? Perché? E invece non deve essere tutelato? Questo mi chiedo. Va bene, con questi interrogativi la ringraziamo. È tutto, Giuseppe Criseo, Varese Press. Grazie alla testimonianza. Grazie a voi, buona giornata.